Un classico è un libro che non smette mai di parlare, è un libro che accompagna la vita del lettore per più stagioni e in ogni stagione rivela qualcosa di nuovo. Ognuno dovrebbe avere i propri classici, non è detto che i miei siano anche quelli di qualcun altro, i miei sono quasi tutti libri di poesia. La cosa straordinaria di un classico è che in qualche maniera va oltre le leggi della fisica, annulla tempo, annulla spazio e crea consanguineità tra lo scrittore. Un classico è un libro che non smette mai di parlare, è un libro che accompagna la vita del lettore per più stagioni e in ogni stagione rivela qualcosa di nuovo. Ognuno dovrebbe avere i propri classici, non è detto che i miei siano anche quelli di qualcun altro. I miei sono quasi tutti libri di poesia. La cosa straordinaria di un classico è che in qualche maniera va oltre le leggi della fisica, annulla tempo, annulla spazio e crea consanguineità tra lo scrittore che ha compiuto il primo gesto e il lettore che quel gesto lo finisce, lo termina aggiungendoci il proprio immaginario, facendo di quel particolare libro, di quella scrittura, di quello scrittore, un elemento imprescindibile della propria vita. Forse è proprio questo il tema. I classici sono quei libri che diventano imprescindibili per la nostra vita, per la nostra educazione sentimentale, per il nostro modo di guardare noi stessi e il mondo. Ha compiuto il primo gesto e il lettore che quel gesto lo finisce, lo termina aggiungendoci il proprio immaginario, facendo di quel particolare libro, di quella scrittura, di quello scrittore, un elemento imprescindibile della propria vita. Forse è proprio questo il tema. I classici sono quei libri che diventano imprescindibili per la nostra vita, per la nostra educazione sentimentale, per il nostro modo di guardare noi stessi e il mondo.